Eccoci rientrati in studio e continuiamo a parlare di tendenze e mode del momento. La TikToker milanese Elisa Esposito, 20 anni e 700.000 followers. Ma un giorno qualcosa è cambiato. Una leggera modifica. Un giorno mi fa un caffè? Certo, glielo faccio subito. Di pronuncia. Pronuncia. Ha stravolto. Stravolto. L'Italia. L'Italia. E mo' eroticato. Da qualche settimana dà ironiche lezioni di parlare corsivo, anzi corsivi. Lo insegneranno nelle scuole. Ragazzi, lezione si dice... Lezionio. Lezionio. Una particolare modalità di pronuncia e di intonazione dell'italiano che sarebbe tipica di alcuni, o meglio, alcune donne piuttosto snob di area settentrionale. Cambierà la storia del nostro paese. Nel mezzo del humming di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. La nostra piccola canaglia Riccardo ha voluto sentire il parere sulla questione di due luminari della lingua parmigiana. Il corsivo. Corsivo. La nuova pandemia mondiale. Alexia, parla in corsivo. Ma certo, ho studiato e ora sono tra i migliori alunni. Gliel'ho insegnato io. Grazie Gigo per la linea. Sono qua con Barz e Rico. Voi cosa ne pensate del corsivo? Per me, le lavoro da shop. Amio! L'ha anche scritto un libro, l'ha letto, pensati che lavoro. Calmi, siete vecchia. Guarda, per me, al corsivo è una gran stupidezza. Corsivo. Che manca il zio Ketty. Ah, se avete al podio. Per esempio, il dialetto corsivo si potrebbe leggere questa parola qua, foieda. Che è la pasta sfoglia, ovviamente. Beh, così, tipo... Il dialetto parmigiano è solo per gli anziani o anche per i giovani? Se non vuoi andare a scuola, hai che da far fogo, quindi per forza è anche per i giovani. Corsivo. Deve essere anche per i giovani il dialetto, perché fa parte della cultura della nostra città, di qualsiasi città in Italia, quindi io penso che sia proprio anche il dialetto giusto per i giovani. Oh là, adesso è scena. Ma secondo voi il dialetto parmigiano può diventare una materia scolastica? E guarda, mo mamma. Perché no? Alla fine si studiano tante lingue e potremmo studiare anche le nostre origini che sono nel dialetto e tante parole che usiamo ancora. Per esempio, perché diciamo nador? Perché si dice nador? Perché lui è nado. To, azzi proprio narnoc. Se lì d'andare a dre. Quali sono le frasi tipiche di un parmigiano d'Alsace? Una su tutte, che do bali. E poi c'è anche stam su da dos e anche scantot. Dai pure. C'è qualcosa da aggiungere? Ma guarda, Ricky, ce ne sarebbero di cose da aggiungere. Una che mi viene in mente è bon da manier, cattiv da rasor, che si riferisce al parmigiano reggiano, quindi che è buono da mangiare ma è noioso da grattugiare, perché come ben sai... Se grattugi, dopo ti grattugi anche le dita. Di lavoro, testo! Prima di chiudere, faccio una domanda a tutte e due. Come si può fare a salvare il dialetto? Consiglio. L'unico modo è parlarlo. In qualsiasi maniera ci si riesce, con gli amici, con i nonni, con i genitori e magari anche cominciare a scrivere un po'. In dialetto. Aspetta un attimo, mica da finire i miei giri. Ascolta tanto, lesa becco che scritti insieme alla gazzetta. Chi mi an post mica ster. No, perché sostanzialmente comunque sui nostri canali social potete trovare le cose che ti ha detto lui. Noi le facciamo, diciamo, in una chiave un po' più moderna, un po' che si avvicina più ai giovani, come chiedevi prima, no? Quindi facciamo video, meme, reel. Le terdi da mat. Quindi insomma, se volete fare un salto trovate tutte queste paroline, frasi, modi di dire che insomma possono aiutare un po' tutti ad avvicinarsi di più al dialetto. E adesso in do la metto la macchina? La metto al toschi, perché se non perdi la multa in la dammigativa. Le mie chi siamo mica, ci sei un po' più e becco meno brente. A cred, al prete, ma bazzè con all'ambrusco. Come possiamo ridare la linea Gigo in dialetto parmigiano? Gigo, fander! Dai là, Gigo, scanto, tu impara a parlare di lei, se conti le vintage, zia Perma. Gliel'ho insegnato io.
Rico Baroz, potrei sorprendervi con il mio dialetto. Ma codit, bagolon, vi do du smaflon. Mi sembra perfetto. Comunque siete due grandissimi nador. Mo' agire.